Il prevaricazionismo implicante il maggior indice di repressività è quello fruente del massimo libito demandatogli dalla designazione collettiva. Caro signore. Ho capito, soltanto caro signore. Allora tradurrò in volgare. La peggior forma di prepotenza è quella che si avvale del potere concesso dalla collettività. Le è chiaro adesso? Sente, questo è il silenzio. Perciò abbassi la voce e si siede. Lei è Sant'Enocito Lorenzo di Lizziero, nato a Trapani il 28 novembre 1923. Professione imprenditore. Svolge la sua attività prevalentemente a Roma. Più sono pezzenti e più si danno importanza. Ma lo sai che io ti posso schiacciare come un pidocchio? Con una telefonata al ministro io ti faccio sbattere a pantelleria. No, che pantelleria? Io ti sbatto a filicudi. Domicilio fiscale Ardea, naturalmente. Guardi. Scusi, ma chi sarebbe? Ah, non la conosci. È una ragazza morta in circostanze misteriose, ne hanno parlato anche i giornali. Oh, no. Eppure lei nel 1969 fece una lettera di raccomandazione a questa ragazza per la ditta Standard. Signor giudice, la sua ottica circa la mia attività di operatore economico è falsata. Io mi muovo a livello verticistico. Ritenere che un industriale possa mantenere rapporti con tutti quelli che riescono a strappargli una raccomandazione è come ritenere che possa mantenerli con il fruitore del prodotto finito. Con chi, prego? Con il fruitore del prodotto finito, vuol dire consumatore. E perché non dice consumatore? Oh, bella. Perché rifiuto il piattume delle terminologie indifferenziate. Più parole, più idee. Sì, io amo il linguaggio aderenziale e desemplicizzato. Ecco, mi dica lei. Che cosa mi offre in alternativa a desemplicizzato? Desemplicizzato? Complicato. Complicato? Complicato, sì. Beh, vabbè. Così sono buoni tutti. Lei si chiama Lorenzo. Nessuno l'ha mai chiamato Renzo? Non potrei impedirlo. Perché? Perché nel taccuino della ragazza morta c'è un Renzo, un relativo numero di telefono. 39 12 793. Non è il mio. Lo sappiamo. È il numero del circolo canottieri Aniene, di cui lei è socio. Renzo. Signor giudice, lei ritiene che Renzo sia un nome così raro, poi? Lo sa quanti canottieri si chiamano Renzo? Se non si chiamano Renzo, non li prendono. Ah, abbiamo tutte e due il senso del comico, eh? L'umorismo nasce dalla libertà e la libertà dall'umorismo. Dove manca l'uno, manca l'altro, non è così? C'è un nesso con quanto stiamo trattando? Come c'è? Esercitare la giustizia in un luogo repressivo come una caserma è una turbativa alla libertà del teste. Lei qui è il superiore e io sono il subalterno. Siamo in una caserma, perché il palazzo di giustizia che fu edificato da costruttori truffaldini con la compiacenza di governanti disonesti ci stava crollando addosso. E perché me lo sta dicendo con quel tono, signor giudice? Forse perché anch'io sono un costruttore? È un delitto essere costruttori? Mi vuole arrestare per questo? In Russia siamo o in Cina? O è prevenuto perché sono di origine siciliana? No, certo. Lei è qui semplicemente per rispondere alle mie domande.